Buongiorno a tutte e a tutti, buon giovedì 7 novembre. Con Alina introduciamo il tema di oggi che poi approfondiremo alla scuola di oggi pomeriggio, verso sera alle 18:30, alla quale invitiamo tutte e tutti a essere presenti, possibilmente in sede ma anche online. Il tema è molto importante perché riguarda uno degli aspetti della contemporaneità particolarmente accentuato. La sorveglianza. Viviamo in una stagione che è successiva alla crisi profonda che ha caratterizzato la pandemia da coronavirus, nella quale abbiamo vissuto una esperienza di sorveglianza non solo da parte delle istituzioni, ma anche nei rapporti più intimi interpersonali. Avevamo i guanti, le mascherine, eravamo invitati al distanziamento che ovviamente implicava un concetto di diffidenza nei confronti dell'altro che poteva essere un contaminante. A loro volta, ciascuno di noi era anche un contaminatore potenziale. E non è un'esperienza nuova per l'umanità quella di vivere in una condizione di diffidenza paranoica nei confronti del prossimo, ma è un'esperienza che ci ha segnato in maniera radicale e profonda. A questo dobbiamo anche prendere atto che la tecnologia sorvegliante si è fatta particolarmente sofisticata. Ci invitano a avere sistemi di allarme per difendere le nostre case, per carità, legittimo, le nostre stesse macchine, a volte hanno il sistema di allarme. Che cosa significa tutto questo? Entra la parola allarme, allarmismo, perché potrebbe accadere qualcosa di imprevisto e inaccettabile. E questo ci riporta anche all'esperienza dei club, relativamente al fatto che nel club si vive un'esperienza delicata, evolutiva, in costante equilibrio evolutivo, che fa i conti anche con la dimensione della ricaduta. Certo, ci siamo raccontati che gli alcolisti non esistono, che l'alcolismo non esiste. Ci siamo raccontati che nel club siamo tutti lì per cambiare noi stessi insieme agli altri. Tutto vero e sacrosanto, però contemporaneamente viviamo senza alcun dubbio nell'humus della cultura della sorveglianza, la sorveglianza di chi viene considerato o troppo fragile o troppo pericoloso. E questo implica la realizzazione di sistemi di attenzionamento nei confronti dell'altro, non proprio per ragioni di amore profondo, ma per fare in modo che quella persona non agisca comportamenti inaccettabili. Tutto questo è legittimo e comprensibile, però ci porta proprio sul terreno della sorveglianza, dei sorvegliati e dei sorveglianti. A tua Alina, rispetto a questa parola che troviamo in Foucault, sorvegliare e punire, e che ci accompagna anche in queste settimane attraverso le quali cerchiamo di approfondire proprio questa tematica, in una prospettiva, a mio parere, che l'ecologia sociale antropo-spirituale ci indica, che è quella della liberazione di ogni forma di controllo paranoico nei confronti del prossimo, di costruzione di relazioni della reciprocità nella fiducia. Non abbiamo più fiducia del prossimo o ne abbiamo troppo poca. Ma allora, sorvegliare, guardando l'etimologia, appunto, rimanda alla veglia, no? Quando si veglia una persona. La veglia di una persona significa stare lì, continuare a guardare un po' intimoriti che gli possa accadere qualcosa perché dobbiamo proteggerlo, o magari temiamo che se noi abbandoniamo questa attenzione nei confronti dell'altro, l'altro possa anche perdersi. Quindi il sorvegliare, guardando alla persona che in questo momento sta dormendo, penso al rapporto con, adesso io, dei neonati. È chiaro che amorevolmente li sorvegli, devi stare un po' ai suoi tempi, devi stare in una condizione
di costante, amorevole allerta. E questa è una realizzazione esistenziale che non riguarda la forma paranoica dell'esistenza, riguarda semplicemente l'etica della responsabilità nei confronti del prossimo con il quale condividi l'esperienza di quella fragilità che non può essere un ostacolo alla vita, ma deve essere l'elemento attraverso il quale noi costruiamo una vita libera e liberante, capace di essere testimone e protagonista di un modo diverso di vivere autenticamente, senza bisogno di sistemi di sicurezza, senza bisogno di incrementare non solo i sistemi di sicurezza, ma anche i sistemi di punizione. Ecco, tutti questi elementi ci portano a affrontare il tema della sorveglianza in termini innovativi, alla luce del pensiero e della visione ecologico-sociale antropo-spirituale, una visione che è antitetica rispetto alla contemporaneità, che è caratterizzata appunto da una modalità interpretativa dell'esistente che ha bisogno costante di sorvegliare, punire e stare sempre in una posizione radicalmente paranoica. Alina nel frattempo si era assentato un momento, ho cercato di stare sulla tua osservazione dell'etimologia del sorvegliare, pensavo Sì. ai bambini piccoli, no? Che giustamente vengono sorvegliati dagli adulti perché il neonato ha bisogno dell'attenzione, ma non è un'attenzione paranoica, è un'attenzione amorevole. Ma a partire da questa terminologia del vegliare, su colui che dorme, su colui che potrebbe anche essere esposto ai pericoli. Che cosa ne traiamo nella contingenza della contemporaneità? Sì, nel contemporaneo diciamo che forse il nostro sorvegliare non assomiglia a questo sorvegliare amorevole del bambino che dorme. Tra l'altro è interessante perché c'è il sonno e la veglia. Quando qualcuno veglia c'è qualcuno che dorme e al contrario, invece la nostra sorveglianza sembra essere una sorveglianza senza riposo, Nel dove non c'è senso, nessuno che dorme. vegliare giustamente, amorevolmente, un bambino che dorme significa deprivarsi di un po' di sonno. Lo sanno Esatto. benissimo i genitori, no? Quando il bambino si sveglia, no, non è che lo fa apposta, si sveglia quando gli capita di svegliarsi. E tu devi essere attento e presente e pronto, eh? È una grande scuola di apprendimento anche questa. Però diciamo che il sorvegliare, quello inteso alla Michel Foucault, quel sorvegliare di questo esperimento che lui in qualche modo porta alla luce, che è quello del panopticon, di questo carcere costruito e fatto in modo strutturalmente che tutto possa essere alla portata della vista dei secondini e delle guardie, non è questo sorvegliare amorevole, è un sorvegliare che intende chiaramente controllare e anticipare quello che succede. E questo, ad esempio, viene ricordato in quest'opera di Zuboff, Capitalismo della sorveglianza, dove i dati delle persone, l'esperienza umana, è in qualche maniera materia prima grezza da affinare e codificare e trasformare in dati sensibili sul comportamento che poi possono essere utilizzati, venduti oppure appunto E utilizzati come è per. accaduto recentemente da parte degli spioni che sono andati a rovistare nei dati segreti dei ricchi e potenti anche del nostro paese per venderli, non si sa bene per fare che cosa poi alla fine, forse per ricattare, non lo so, ma basterebbe dire a questi signori, ma fate pure, non ho niente da nascondere. Sì, ecco, questo Cioè, poi c'è il sottolinea. problema della riservatezza perché dà fastidio, non c'è Esatto. nessun dubbio, però forse se vivessimo una vita un po' meno paranoica, un po' meno sorvegliata, potremmo vivere anche più serenamente, magari anche un po' più sobria, anche sul piano economico. Sì, forse questa della Tu hai dati sorveglianza. sensibili particolarmente rilevanti che se li scoprono ti ricattano? Ma allora, Hai conti in banca no, ecco, colossali? semplicemente per questo, a volte essere poveri ha il grande pregio. Ci sono meno preoccupazioni da questo punto di vista.
Sì, cioè, e questo, tutto questo chiaramente suggerisce il Soprattutto quando hai fatto. strombazzato a destra e a manca, più a destra che a manca, di essere come il popolo, no? Poi però ti mettono in evidenza lo stipendio che prendi, che non è proprio come quello del popolo, no? Forse ti imbarazza un po'. Certo. Scherziamo. Ogni riferimento a cose e Ma persone. assolutamente era un po' ironico, giocoso. Sì, comunque diciamo tutto questo ci ricorda ancora una volta come noi in qualche modo viviamo un pochino in una società della sorveglianza. Non si tratta solo di sorvegliare come nel carcere panopticon i delinquenti, ma in questa maniera si tratta di sorvegliare un po' tutti quanti. Ricordo ad esempio il caso abbastanza famoso di Cambridge Analytica. Poi sono succedute anche altre casi di cronaca molto simili. Forse quello di Cambridge Analytica è uno dei più famosi perché appunto è stata forse una delle prime volte in cui si è scoperto che i dati sensibili de delle persone venivano utilizzati per controllare i loro comportamenti, ecco, Ma come tentare di fanno? Questa è sempre influenzarli. stata una mia curiosità. Scoprono i dati sensibili tuoi, perché non so neanche bene che cosa significhi, cioè nome, cognome, Banalmente indirizzo, maschio, femmina, maschio, età. femmina. Come possono dominare il mio comportamento conosciuta la mia identità? Ma in qualche modo proponendoti dei contenuti che tu possa reputare appetibili e facendoti seguire delle pagine, in Cioè, questo a caso. priori mi considerano uno scemotto manipolabile. Questo sì, Quindi sicuramente. basta a trovare il tuo indirizzo e allora ti prendo per i fondelli. Sarebbe così in sostanza. Sì, dai, possiamo dirla anche così. Sì, e infatti la sorveglianza di solito si usa in un ambito, mi viene da dire, quasi penale, no? Si usa nei casi in cui le persone abbiano delle colpe, tra l'altro delle colpe che siano state anche validate da un processo, da una condanna, e subiscano una sorveglianza. Ma non tutti i casi è così. Ricordo ad esempio un altro caso abbastanza strano, successo tra l'altro qua in Italia, che è quello della sorveglianza speciale, a proposito di sorveglianza. Ed è una sorveglianza che ti viene applicata dai tribunali senza che tu abbia ancora commesso nulla, preventiva Cioè, non si praticamente. sa mai. Non si sa mai, di solito succede magari in vista delle tue propensioni politiche, delle esperienze che hai fatto, di quello che sai, allora ti reputano magari un Cioè, soggetto ti pericoloso. sorveglio su un solido fondamento pregiudiziale, magari fondato anche su qualche fatto. Sì, Quindi esatto. legittimato dai fatti. E qui mi viene in mente la sorveglianza speciale sull'alcolista di turno. Tra l'altro, la sorveglianza speciale è un rimasuglio del codice Rocco che non è mai stato rivisto nella legislazione italiana, insomma. E com'è la sorveglianza speciale relativamente all'alcolista presunto, magari negato, perché abbiamo aderito alla visione ecologico-sociale antropo-spirituale, ci chiamiamo club ecologici territoriali, abbiamo eliminato la parola alcolismo, trattamento, alcolista. Però, guarda caso, c'è una persona che è più sorvegliata degli altri. Quella ha grande rischio di ricaduta, ritenuto più fragile degli altri. Sì, ritenuto forse anche un po' più mancante del senso di volontà, di quella forza controllante il comportamento, Quindi un ecco. sorvegliato speciale ad alto rischio. Esatto. E come si esce da questo matassa aggrovigliata? Con la fiducia, non Proviamo so. a proporre ai club uno sviluppo verso la speranza della costruzione di una fiducia, perché la speranza, quella con la S maiuscola, non un insieme composito di speranze, la speranza, proprio l'atteggiamento, lo stato d'animo che sgombra il futuro rispetto ai tanti pregiudizi che rendono la persona diffidente e un po' paranoica. Siamo in grado di percorrere questa strada o secondo te siamo ancora molto lontani? Siamo in grado di percorrere Ah, questa che bella strada. questa conclusione di fiducia che ci riporta alla scuola di oggi pomeriggio, nella quale
E non è un'interrogazione, giocosamente noi facciamo finta di interrogare, no? Ma invitiamo tutte e tutti a prepararsi per dire la loro. Bene, Buona giornata a buona tutti e a giornata. tutti.